per quale ragione non ci deve essere in questa sede, atteso che, come ha detto il consigliere Walter, per un'istanza e un'interrogazione fatta rispetto al problema ambientale abbiamo aspettato 40 giorni e nei 40 giorni di passione già 10 giorni prima tutti avevano una risposta tranne gli istanti? Cioè è questo il modo in cui intende procedere il Presidente del Consiglio rispetto alla vicenda dell'interrogazione e rispetto alla conduzione di, di un Consiglio Comunale dove, ripeto, l'istanza è un'istanza chiara che non ha assolutamente nessun motivo per essere fatta per il diritto e rimanere in una corrispondenza tra le parti. Perché, visto che pubblicamente questa amministrazione ha dato dei bugiardi a quattro consiglieri comunali, io ero l'ultimo, ricordo che prima era Letta, quello più bugiardo di tutti. Però, dico più tanto, a distanza di pochi giorni, perché non è passato nemmeno tanto, quelle bugie che noi abbiamo detto in consiglio comunale si stanno contando i fatti. Scusate, ma questo onesto uomo che siete a sindaco, anche penso grazie al sostegno di questi quattro bugiardi, e il presidente che è il garante di tutto il consiglio comunale e anche dei quattro bugiardi, e come tale anche lui da uomo onesto, ci vogliono rispondere sul perché, quelle bugie si stanno trasformando in fatti? E la risposta non può essere scriveteci, poi vi faremo sapere. Quando noi riformuliamo la domanda, il braccetto del sindaco ti dice che non può più rispondere. Esiste l'istituto della chiamata di casa, lo possiamo introdurre, lo ha fatto Gerry Scotti, il sindaco può apparire in un modo qui la chiamata a casa. I cellulari io ce li ho, ho anche il numero del fisso, chiamate a casa, si facesse suggerire una risposta plausibile e la dite. O altrimenti dall'inizio decidete di non rispondere mai. Ma prima di fare, di avere questo atteggiamento, stilo suicidale e stesso bene, a questo punto, la telefonata a casa, lui, il suo delegato, chi si apre, chi si siede, la facesse prima. O invitate l'aiuto da casa a vedere tre parti della presenza. Intanto noi attendiamo sempre la risposta e caro Presidente, la invito, colgo l'occasione, a far venire fuori una correttezza istituzionale che da sindaco non l'ho mai conosciuta. Ma oggi nel ruolo che riveste, torno a ripetere, se lei mi passa la parola, evidentemente avrà un'interlocuzione di questa risposta con l'eventuale replica se ne faccia lei il garante. Allora, non mi viene luce, la ringrazio per la risposta. Allora, la prima signora. Allora, consigliere Basso, io ve l'ho detto anche precedentemente, mi è sembrato essere chiaro, se poi lo vogliamo mettere sulla lista, sulle offese, come sta succedendo in ogni consiglio comunale, allora, consigliere Basso, le ripeto un'altra volta, saranno rispettate tutte le leggi, saranno rispettate l'articolo 5 del regolamento. Lei chiede che siano banditi per più di 15 giorni. Noi abbiamo ritenuto che 15 giorni erano sufficienti. Va bene? Ora ci sarà il problema della revoca, noi rispetteremo tutto quello che c'è previsto dai regolamenti. E lei può controllare questo. Se è sufficiente la risposta, no. Ha chiesto di intervenire il consigliere
problema riguardo i costi. Io penso che tutti hanno fatto, evidentemente non arriva la domanda, è un problema di imposto. Cioè, noi stiamo parlando di due parti che, al di là della questione tecnica, al di là del banco che chiedeva di consigliere il banco a nome del Partito Democratico e non mi sembra di aver fatto una richiesta fuori dalla norma, che 15 giorni, e abbiamo tanto criticato anche lei, Presidente, su questa metodologia, quindi, come dire, chi viene dopo e ha criticato prima, dovrebbe avere il buon senso di operare diversamente rispetto a chi è stato criticato. Chiesa di intervenire il consigliere Polizia.